Sì, sicuramente sì, perché purtroppo perdere in casa quando i valori probabilmente erano dalla nostra parte fa un po' male, questo è chiaro. Comunque in campo i valori escono sempre fuori, evidentemente non eravamo pronti per arrivare fino in fondo, fino alla finale, quindi dobbiamo prendere atto di questo. Abbiamo raggiunto diversi obiettivi, abbiamo raggiunto quello che potevamo fare, quello che abbiamo fatto secondo il lavoro che avevamo fatto. Non è stato sufficiente per poter andare in finale a giocarcela con Chieti, però ripartiamo da qui per capire cosa non è stato fatto abbastanza per deve essere un trampolino di lancio per questa società, per questa squadra. Che scauri sarà con Federico Pieri in campo, con Federico Pieri solo dietro la scrivania, o che cosa dobbiamo attendere? C'è presto per parlarne, però coach Fabio ha detto oggi finisce il mio contratto, adesso bisognerà vedere. Hai detto tu bene tu, adesso è un po' presto per capire bene quello che vuole fare la società, quello che deciderà, quindi fare le cose un po' a caldo non va mai bene, e quindi serenamente capiremo quello che è bene per questa città, per questa squadra e questa società, lo faremo. Ho visto un Federico Pieri nel corso di questa stagione parlare con i bambini, incontrare i bambini, spiegargli il basket, essere sempre orgoglioso del proprio sport. Federico Pieri è orgoglioso di questa stagione che ha costruito? Sì, sicuramente sì, per essere stata la mia prima stagione da general manager sono ampiamente soddisfatto, penso di essere stato anche fortunato a trovare dei ragazzi giovani molto disponibili, talentuosi, con voglia di fare, che hanno dimostrato di avere i numeri per poter ambire anche a serie superiori, quindi penso che cercheremo di puntare ancora su qualcuno di loro per poter dargli le chiavi per fare il grande salto. Vorremmo che, come ho già detto in passato, che questo posto sia un trampolino di lancio per i giovani potenziali futuri campioni.